Cari amici di Radio Blog, cari lettori, buongiorno a tutti, sono Pietro Bargagli Stoffi, sono l'autore di Uropia, il protocollo Maynards, un thriller distopico ambientato nell'Unione Europea dei prossimi 10 anni. La storia del libro, come detto, è una distopia. Si immagina che tra 10 anni l'Europa sarà uno stato unitario in cui i 30 stati sovrani si sono sciolti confluendo in un'entità continentale. A capo dell'entità continentale per un anno ad interim sarà il presidente della Commissione europea, l'ungherese András Bordan, il quale dovrà gestire la transizione verso le prime elezioni democratiche paneuropee. Ma con l'aiuto di un giovane sottosegretario e sostenuto da influenti centri di potere, Bordan non perde l'opportunità tanto attesa. Sono in pochi a denunciare pubblicamente il pericolo di una deriva antidemocratica del nuovo Stato unitario, tra questi il professor Jonathan Meinertz, il Meinertz del titolo, il cui lavoro di divulgazione all'Università di Monaco e su un blog in rete ha ispirato la nascita di un movimento civico chiamato Uropia, di cui Massimo, un traduttore italiano nato e cresciuto in Germania, è simpatizzante e attivista. Massimo Maffei dirige a Monaco di Baviera una piccola ma fiorente agenzia di traduzioni. Quando incontra e si innamora di Anna, una giovane post-dottoranda dell'Università di Monaco, la loro storia d'amore sembra completare la sua vita e renderla perfetta. Massimo non immagina che a causa del suo impegno politico e civile, la tranquilla vita di tutti i giorni a cui è abituato verrà sconvolta per sempre. Nel libro ci saranno fughe, tradimenti, pericoli e sorprese, su uno sfondo musicale operistico, un thriller in piena regola sostanzialmente, ma sembra che nemmeno colpi di scena inaspettati possano impedire la vittoria di Bordan.